Fantozzi e Filini arrivarono con due micidiali frac presi in affitto. Filini sembrava un mutilato. Fantozzi praticamente in Bermuda. Ma cosa c'è lì? Un vitello? No, è un cavallo. No, è che sarebbe un cagnolino. Un cavallo? Magari un po' grosso. Sono un cagnolino da 2 tonnellate. Ci guarda un po', ma ha un'espressione proprio umana, eh? Sì. Vede, fa le fusa. Permesso? Scusi, dottore, noi abbiamo regolari biglietti d'invito. Se lei sposta gentilmente la zona, noi andremo alla festa, grazie. Caro. Fantozzi, che fine hanno fatto? Io non li ho visti. Non saranno stati invitati. Ah, sì. No, guardi, sono stati invitati tutti. Ah, sì? Persino i fattorini, persino il passacarte, tutti. Bene, bene. Perché manca qualcuno? Due cafoni, signora contessa. Due che credono sia molto chic arrivare in ritardo. Ma non si preoccupi, signora contessa. Invece io mi preoccupo molto. Sono in pena per due cari impiegati che non so che fine abbiano fatto. Aiuto! 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 Contessa, aiuto! Signora, che fai? Attento! Aveva un volto umano, Faceva le fusa, vero? Riconosco aver sbagliato. Buono fido! Provi Fuffi. Buono Fuffi! Provi Bobby. Buono Bobby! Friedman! Ma Friedman non è un nome di cane! È vero. Ma come cavolo si chiamerà? Si chiamava Ivan il Terribile 32esimo, discendente diretto di Ivan il Terribile I, appartenuto allo zar Nicola, leggendario campione di caccia al Mugico nella steppa e fucilato come nemico del popolo durante la rivoluzione d'ottobre sulla Piazza Rossa. Arriviamo, eccoci! Piano, andiamo piano! Non agitarti, eccoci, cara! Eccoci, siamo arrivati! Stai, ecco, cara! Ecco. No, cara. La scala la porto io! Non fare sforzi, ti prego! No, io porto la scala! Io la contessa. Oh, mi dispiace, impiegato. Scusi, impiegato, le ho fatto male? Niente, solo una complicata frattura cranica.